Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saius e bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Questa sera abbiamo il piacere immenso, fammelo dire, di ospitare la caporedattrice in pectore di antimafia2000.com. Diamo il benvenuto ad Anna Alessia Petrozzi. Ciao Anna, benvenuta. Anna. Grazie, buonasera Antonella, buonasera Ugo, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Bene, a brevissimo con te parleremo di un argomento che avremmo voluto affrontare la scorsa settimana, vista la passata festa delle donne, ma lo facciamo quest'oggi con estremo piacere. Parleremo di donne e mafia, un argomento del quale poco si parla, un ruolo poco conosciuto, ma che ha visto una certa evoluzione o involuzione, dipende dai punti di vista, nel corso degli anni all'interno delle stesse criminalità, delle stesse organizzazioni criminali. Ma per il momento passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito al nostro Massimo Bonella, che è riuscito finalmente a raggiungerci, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia, che salutiamo. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Sì, buonasera a voi. Buonasera Massimo. Allora, passiamo alla linea a Rosario per i saluti al network e poi di seguito a Massimo. Prego Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti, buonasera Ugo, Antonella, Massimo, Anna, buonasera Anna Petrozzi, ci siamo già sentiti qui su Radio Saiuz. E allora, ricordo le solite cose, insomma, che questa diretta, come tutte le nostre dirette, va a reti unificate sulle web radio del network, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Valdichiana da Valdichiana, Radio Isso da Modena e Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente siamo presenti anche con le web TV sui canali di Facebook, YouTube e su radiosites.it. Potete fare le vostre domande, cari amici che ci ascoltate, nella nostra chat che è comune a tutti i siti del network. Con questo è tutto, Antonella, ti rigiro la linea. Che rigiro immediatamente a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella, prendiamo la linea da Venezia per gli ultimi aggiornamenti. Avevo una notizia molto recente che è in tema un po' con la vostra trasmissione. Parliamo di Nino Di Matteo, dal ilfattocotidiano.it estrapolo quanto segue. CSM, il PM Nino Di Matteo lascia la Procura di Palermo per l'antimafia. All'unanimità il plenum del CSM ha assegnato a lui uno dei 5 posti da sostituto messi a concorso alla superprocura guidata da Franco Roberti. L'addio a Palermo sarà operativo tra 2 mesi, ma non equivale a un abbandono del processo sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. Su richiesta del procuratore di Palermo Lovoi e con il consenso di Roberti, Di Matteo potrà restare PM in quel processo. Abbiamo poi un'altra notizia che continua a far parlare anche la stampa nazionale, ne ha dato notizia proprio oggi, addirittura il GR1, il notiziario nazionale di Radio 1 Rai, a riferimento ad un incidente gravissimo che è successo in provincia di Pordenone. Io qui dal Messaggero Veneto, l'edizione di Pordenone, dunque faccio un po' una sintesi, dice 3 morti nello schianto sulla Cimpellos Qals, per il PM è stato omicidio-suicidio. Secondo le ultime ricostruzioni della procura e alcune testimonianze, il cordenonese Cristian Di Paolo Antonio avrebbe volontariamente provocato l'incidente in cui hanno perso la vita anche l'ex compagna e l'autista di un autocarro. Dunque, vediamo se ci sono delle notizie.
Più precise, allora sto scorrendo qui la home page. Dunque, ricordiamo che a fianco dell'uomo viaggiava la sua ex compagna, 38 anni, nata in India e di cittadinanza italiana, che nel terribile impatto ha perso la vita assieme all'autista di un autocarro che procedeva nella corsia di marcia opposta, il 52enne di Cessalto. Siamo praticamente in Veneto orientale. In pratica, come anticipato, Di Paolo Antonio si sarebbe suicidato lanciando il furgone contro l'autocarro e provocando al tempo stesso la morte della donna e dell'altro uomo. È questa la ricostruzione che emerge dagli accertamenti compiuti fino ad ora dal PM titolare dell'inchiesta, Maria Grazia Zaina o Zaina. La svolta è arrivata questa mattina, mercoledì 15 marzo, quando sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'ipotesi di un normale incidente. Sono state acquisite anche testimonianze raccolte nella cerchia di parenti e amici che conoscevano Di Paolo Antonio. Ma non solo, a suffragare questa tesi ci sarebbero anche alcuni elementi emersi nella ricostruzione della dinamica. Sull'asfalto non c'erano segni di frenata da parte del furgone, che invece viaggiava a una velocità ritenuta eccessivamente e irragionevolmente elevata. Per cui, come detto, le ipotesi su cui lavora la procura sono quelle di suicidio e omicidio volontario. Va detto che i carabinieri non avevano trovato fino a martedì 14 marzo alcuna evidenza che l'invasione di corsia fosse stata provocata da un gesto deliberato del conducente del Fiat Ducato, cosa che al contrario sarebbe emersa alla luce degli ultimi riscontri. A insospettire gli inquirenti anche l'incidente in Cansiglio, che aveva visto coinvolti il 44enne cordenonese e l'ex compagna il giorno precedente. Quindi praticamente una manciata di ore prima aveva avuto un altro incidente. Ecco, queste sono le ultime notizie per quanto riguarda questa notizia di cronaca, che ripeto è andata anche in nazionale, un bruttissimo incidente sulla Cimpello Sequans. Dunque, da evidenziare che purtroppo capita diverse volte vedere macchine o furgoni, ma non solo, che corrono ad alta velocità, cioè che sfrecciano via a velocità pericolose. Dunque, questa è la situazione del 2208, non ho altre notizie, a meno che non avete da studio qualche domanda, altrimenti io vi restituisco la linea per la vostra diretta. Grazie Massimo, magari per la chiusura di trasmissione, se vuoi darci qualche aggiornamento sulle elezioni in Olanda, così giusto per avere un attimo il polso della situazione, Non lo visto so, che da lì. guarda, posso darti una notizia per, diciamo, di complemento a questa appena data di cronaca, che Di Paolo Antonio era colui che aveva organizzato quella famosa conferenza a Fontana Fredda, al Palazzo dello Sport, sulle scie chimiche, che ne avevo parlato anche noi a suo tempo. Ecco, è proprio lui Ah, il ecco, è lui personaggio. allora. Sì, te lo confermo, è proprio lui che ha perso la vita e che ha provocato, insomma, questo incidente davvero drammatico. Io per gli aggiornamenti non ne ho, io devo purtroppo andare avanti col settimanale televisivo, altrimenti non ho il tempo per terminarlo, e noi ci sentiamo a mercoledì prossimo, sempre agli stessi orari. Va bene, grazie a Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net e alla prossima settimana, quindi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, salvo notizie urgenti come quella sera del terremoto in Centro Italia. Ecco, quello ovviamente Beh, no, speriamo non ce ne siano. per le emergenze ci siamo. Bene, grazie a voi, buona diretta. Grazie a Massimo Bonella e torniamo qui nel nostro studio virtuale con il nostro capo redattore in pectore di antimafia2000.com, Anna Petrozzi. Bene, Anna, non possiamo fare a meno di chiederti naturalmente un commento sulla notizia riguardante Di Matteo. Finalmente pare che sia stato riconosciuto il suo merito. Sì, finalmente pare che abbiano accolto questa sua richiesta di passare alla Procura Nazionale. Sono
da una parte sicuramente contenta perché se lo merita, voglio dire, da un punto di vista di avanzamento di carriera, perché è un magistrato di lunghissimo corso con un'esperienza immensa, ma soprattutto perché questo spero veramente che significhi un allentarsi della gravissima tensione con la quale vive ormai da anni lui e la sua famiglia. Spero che questo rappresenti per lui una boccata d'ossigeno, la possibilità di tornare a lavorare con più serenità e non assediato dal terrore, lui e soprattutto immagino la sua famiglia, di minacce costanti e continue come quelle che ha ricevuto negli ultimi anni, questo stillicidio continuo veramente che metterebbe alla prova chiunque. Sono ulteriormente contenta di sapere che però hanno accettato di lasciarlo applicato al processo della cosiddetta trattativa, perché sicuramente sarebbe stato molto difficile sostituire il magistrato, senza nulla togliere agli altri, per carità, ma il magistrato, certo, che diciamo ha la memoria storica, conosce le complicatissime vicende che si intrecciano attorno agli eventi di cui si parla al processo. Quindi sono contenta e, devo dire la verità, piacevolmente sorpresa, perché non pensavo che gliel'avrebbero lasciato, invece sono ben contenta di saperlo. Sono sicura che lui lo porterà a termine nel migliore dei modi, anche se è un processo davvero difficilissimo. Certo, sì, è un, come giustamente tu dicevi, è il giusto riconoscimento dopo tanti anni di carriera, di esperienza. Speriamo che questo voglia rappresentare anche una svolta proprio per l'azione contro la criminalità organizzata a livello nazionale, perché ormai crediamo che i tempi siano maturi perché questo avvenga. Speriamo che sia un buon segnale, insomma. Comunque, sicuramente Di Matteo potrà dare un enorme contributo in questo senso, data, certo, la sua esperienza, la conoscenza profonda che ha del fenomeno, e sicuramente un tanto di guadagnato alla Procura Nazionale. Però francamente, da un punto di vista strettamente egoistico, la sensazione interiore migliore che mi viene è quella che lui, spero, possa riprendere a lavorare, a fare il suo dovere come qualsiasi altro cittadino in questo paese, senza vivere la vita angosciante, blindata, che ha condotto in questi ultimi, lo fa da ormai da più di 20 anni, però in maniera particolare in questi ultimi anni. Certo, le auguriamo di ritrovare la dovuta e la giusta serenità, il giusto equilibrio, insomma. E dunque, Anna, entrando un po' più nel merito dell'argomento che vogliamo affrontare con te questa sera, parliamo di donne e mafia, del ruolo delle donne, un ruolo del quale si parla sempre molto poco, ma che in realtà scopriamo essere abbastanza importante. Ma io, la prima cosa che mi viene in mente da dire è che il ruolo delle donne all'interno della mafia, o quantomeno all'interno di Cosa Nostra, diciamo così, sì, che è la più conosciuta da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, è evoluto, è cambiato, così come è cambiato il ruolo della donna negli ultimi 60, 70, 80 anni nel nostro paese. Perché da una parte abbiamo le donne di mafia, le classiche, se così si possono dire, donne di mafia, tutte dedicate a proteggere i propri uomini, sia nel caso dei mariti che anche nel caso dei figli, attente a trasmettere il valore, o meglio il disvalore mafioso ai figli, a trasmettere codici e comportamenti alle figlie, per esempio a Ninetta Bagarella, la moglie di Totorina, penso a come l'ha seguito nella latitanza, ha fatto 4 figli in latitanza e si sono sposati in latitanza, l'ha sempre difeso e protetto, così come fa con i suoi figli. Lei ha già un figlio all'ergastolo e un altro, sì, figlio che ha scontato la sua pena, che è libero in questo momento in località, è trasferito fuori dalla Sicilia, mi sa che sia ancora dalle parti, dovrebbe essere ancora al nord, ed è una donna che ha trasmesso, per esempio, alla figlia femmina, che gli ha fatto scalpore qualche tempo fa l'intervista che lei diede, non mi ricordo quale settimanale,
nel quale lei spiegava che raccontava di Totorina come un affettuosissimo papà, una casa, una famiglia in cui si è respirato sempre amore. Quindi queste donne che vivono in una, la loro realtà completamente sganciata da tutto quello che succede intorno a loro, quindi custodi di un mondo dentro il mondo, di una civiltà dentro una civiltà, anzi di un'inciviltà dentro una civiltà, di uno stato dentro uno stato alla fine, no? Sì. Di un, proprio una realtà dentro la realtà, è separata dalla realtà. Quindi donne di donne tipo, penso alla moglie di Provenzano, no? Che, di cui si conosce pochissimo, donna riservatissima, anche ella fedele, poi tra l'altro loro non si sono nemmeno mai ufficialmente sposati, però che ha protetto il marito, l'ha curato, si è occupata di fargli avere viveri, medicine e cambi puliti per tutti gli anni della latitanza, donna riservatissima. Provenzano nel caso particolare ha fatto in modo che i figli non fossero coinvolti negli affari di mafia, li ha tenuti fuori, sono due persone completamente incensurate, quindi questa donna in questo caso protettrice dei figli, in questo senso, quindi un ruolo diverso, non ha, anche se ha tramandato probabilmente è protetto il, diciamo il, l'eredità mafiosa nel senso della venerazione verso il padre, del rispetto verso il padre, perché i figli infatti non l'hanno mai tradito, nel senso che non hanno mai detto una parola contraria al genitore, anzi l'hanno sempre, anche in questo caso hanno sempre protetto e così ricordato solo la figura strettamente paterna, si sganciano anche loro completamente dalla realtà. Penso alle donne che in tutti gli anni dei grandi delitti di mafia hanno assistito i loro mariti che portavano a casa le magliette sporche di sangue e li hanno lavate tranquillamente nella biancheria. Penso a tutte le mogli che hanno visto e sentito e non hanno detto nulla. Però questo, diciamo, è una figura di donna che a quanto pare sia un po' sparita, così come è cambiato il ruolo della donna nella nostra società. Oggi ci sono donne di mafia che invece hanno preso le redini addirittura dei mandamenti mafiosi, che si occupano di raccogliere il frutto delle estorsioni, del pizzo, della gestione del traffico di droga, quindi donne che hanno assunto negli anni ruoli da protagoniste proprio all'interno della consorteria mafiosa. E poi grazie a Dio ci sono donne che hanno spezzato il legame con la famiglia mafiosa, sia figlie che mogli che sorelle, che invece con un certo senso di realtà, vedendo mariti, fratelli, padri che venivano magari uccisi oppure imprigionati oppure condannati a ergastoli, che hanno avuto il coraggio per loro stesse e molto spesso per i loro figli di interrompere, diciamo così, la maledizione del legame mafioso. Quindi ecco, parliamo di tanti tanti diversi tipi di donne. Verrebbe da dire che il ruolo della donna ha seguito, scusami, di pari passo il cambiamento che ha subito Cosa Nostra. Lo diciamo sempre di fatti che la mafia Cosa Nostra negli anni ha subito una modificazione sia nell'area di interessi che nel modo di operare. E questo quindi praticamente cosa ha cambiato nella vita di una donna di mafia? Ma io penso che un po' riferendomi particolarmente sempre a Cosa Nostra, io penso che un po' lo diceva anche Falcone, che la mafia cambia e si adatta a tutto ciò che la circonda per in fondo non cambiare mai, mantenere se stesso sempre all'avanguardia. Io penso che le donne, un po' come durante i periodi di guerra, nel caso della grande diciamo sconfitta o comunque del grande attacco che ha subito la Cosa Nostra militare da parte dello Stato negli anni che vanno dall'arresto di Riina, quindi dal 93 ad oggi, con ovviamente un innegabile crollo, diciamo, della vecchia Cosa Nostra militare. Le donne si sono ritrovate a molte volte a gestire ruoli di primo piano, a gestire gli affari della famiglia, quindi hanno agito così come agirono le donne durante la guerra, quando gli uomini o rimasero uccisi o partirono per il fronte e si dovettero trovare a gestire la famiglia, a pensare a trovarsi da mangiare. Ecco, in questo caso in molte situazioni le donne si sono ritrovate al centro degli affari di famiglia e non si sono tirate indietro. Una volta
la donna di mafia era la moglie, nel senso classico del termine, cioè che assisteva nella stanza di fianco, pure mentre cucinava ai summit mafiosi, ma mai nella storia nessuna donna ha osato tradire il proprio uomo con tutte i segreti, le conoscenze che magari sapevano, anche se per tradizione l'uomo di Cosa Nostra non doveva dire nulla alla donna, però le donne erano nelle case, molte volte hanno assistito latitanti per tantissimo tempo, quindi vedevano e sapevano, eppure tacevano. Alcune altre donne invece hanno proprio assunto ruoli diretti, la sorella di Matteo Messina Denaro, l'ultimo grande latitante, appena stata condannata, da poco è stata condannata a 14 anni in reclusione proprio perché gestiva il patrimonio criminale del fratello. Quindi ecco, sono passate da spettatrici silenziose e complici, se vogliamo, proprio per assolvere un ruolo che per loro era definito e tramandato proprio di madre in figlia, a donne da fare, quindi protagoniste. Ed è un po' quello che, se vogliamo, succede nella nostra società, no? Da donne che magari stavano in casa e attendevano, limitavano, diciamo, le loro raggio d'azione alla gestione della casa e alla cura dei figli, a donne che sono, come oggi, sono diventate imprenditrici, si sono, diciamo, hanno giocato in primo piano il loro ruolo e le loro capacità, e quindi si sono contraddistinte così nel bene come nel male. Penso che sia un'evoluzione, diciamo così, naturale del ruolo della donna nella società, perché comunque Cosa Nostra, che ci piaccia o no, fa parte della nostra società. E quindi penso che sia in questo senso una cosa abbastanza normale, tra virgolette. Invece quello più eclatante è proprio invece la rottura del vincolo mafioso scelto da alcune altre donne. Scusa Anna, ma il fatto che ci sia all'interno di una famiglia mafiosa, come dicevi bene prima, il ruolo della donna è quello di educare i figli alle regole della mafia, ma il fatto che ci sia una soluzione di continuo all'interno di un nucleo familiare dove il padre condivide, così come la madre, la scelta di educare i figli secondo valori diversi, significa un cambio di rotta o significa un disaccordo secondo le regole mafiose o comunque un nuovo inizio? Ma non lo so, ma intendi nel fatto che comunque oggi la donna ha preso altri ruoli comunque all'interno della famiglia mafiosa? No, intendo tu o spezzare il legame? Ecco, intendo che se c'è all'interno della famiglia mafiosa, dove c'è sempre complicità fra uomo e donna, anche una complicità suddita, se c'è la decisione entrambi di rendere i figli comunque lontani dalle regole, di tenerli lontani dalle regole, diciamo, mafiose, vuol dire che c'è una soluzione di continuo, si può creare una discontinuità. Guarda, se ci riferiamo a Bernardo Provenzano, nel caso, secondo me è diversa la valutazione, perché Provenzano è sempre stato un uomo di grande lungimiranza, a quanto pare, all'interno di Cosa Nostra, l'uomo degli affari, l'uomo della Pax mafiosa, l'uomo che si è l'uomo, diciamo, il furbo della situazione. C'erano alcuni collaboratori di giustizia che dicevano, se non sbaglio fu Giovanni Brusca a raccontare che il padre diceva: stai attento a Bernardo Provenzano perché quello c'ha la faccia come quello, come il capriccio cavallo, c'ha quattro facce, nel senso che era, a quanto pare, era in grado, era capace di prevedere, gestire più tavoli contemporaneamente e avere una certa lungimiranza, e in modo da ottenere il massimo dei risultati. Quindi era uno che attendeva sempre, uno che per prendere decisioni ci pensava, ci ripensava, si consigliava, almeno questo ci hanno raccontato i collaboratori di giustizia che gli sono stati più vicini, al contrariamente a Rina, che era un collerico, un impulsivo, almeno quello che ci dicono. E Bernardo Provenzano, secondo me, da quello che abbiamo capito e da tutto quello che è stato detto su di lui, ha fatto una scelta precisa di tenere i figli lontano dai guai, ma non tanto perché ci fosse una rottura, ma proprio per convenienza, perché i figli di Bernardo Provenzano sicuramente si staranno godendo un patrimonio che di cui noi non ci rendiamo conto, che sarà ben occultato, immagino, e li ha tenuti proprio fuori volutamente, li ha fatti studiare, gli ha fatto avere tutta un'altra educazione proprio per tenerli fuori, ma
per tenerli fuori dalle vendette mafiose, probabilmente, ma a parte che non penso che nessuno si sognerebbe mai toccare un figlio di Provenzano, però fuori dall'incubo della carcerazione, degli ergastoli, dalle bombe, eccetera, eccetera. E la moglie sicuramente avrà fatto da cerniera in questo, ma ciò non significa nel caso specifico una rottura del legame e della tradizione corleonese nel senso proprio del rispetto dei valori, altrimenti se così fosse i figli e la moglie avrebbero preso le distanze non tanto dal padre in quanto tale, ma quello che lui rappresenta. Ricordiamoci che Provenzano, anche se ormai appare come il lato diciamo più strategico di Cosa Nostra, è stragista tanto e quanto Totorina, quindi loro non hanno preso le... Anna, scusami, no, mi riferisco all'atteggiamento e al comportamento delle altre coppie di mafiosi, che pur avendo magari minore valore, minore importanza rispetto a quella di Provenzano, potrebbero rifacciare il fatto che i suoi figli non hanno voluto mischiarsi mentre i propri dovrebbero farlo o comunque l'hanno fatto. Potrebbe essere questo, diciamo, una discrepanza. Non so se Provenzano finisce la sua carriera in una maniera un po' strana per un mafioso, perché è finito in quel modo che è finito, è quasi misterioso questa caduta che lui fa in cella quando a quanto pare era orientato a collaborare o forse a dire qualcosa, cade, gli viene questo emotoma sulla testa che lo riduce praticamente quasi un vegetale, muore con il sospetto di essere stato sbirro, nel senso che probabilmente agiva dietro le quinte, come è una parte anche del processo sulla trattativa stato mafia, agiva dietro le quinte per diciamo salvare Cosa Nostra e traghettarla verso lidi più tranquilli dopo l'epopea di Rina. Quindi non lo so oggi nell'immaginario collettivo come è considerato da un punto di vista dei mafiosi la figura di Bernardo Provenzano, se sbirro o eroe o stratega. Quello che è certo è che secondo me nessuno mai oserebbe toccare i figli di Bernardo Provenzano e Corleonese, mai e poi mai. E non so però se all'interno di Cosa Nostra qualcuno può pensare, come stavi suggerendo tu, che lui ha diciamo salvaguardato i suoi figli mentre quegli altri non sono stati in grado di farlo. Ricordiamoci che Bernardo Provenzano probabilmente aveva un cervello più fino di molti altri. Lo stesso Rina, alla fine i figli, ha preferito che i figli portassero il cognome e il grande rispetto tra virgolette che viene portato al suo cognome, quindi che ereditassero anche la caratura criminale, scelta che invece Provenzano non ha fatto. E se tu guardi i due personaggi sicuramente è stata una scelta più strategica quella dell'uno che non dell'altro, perché portarsi questo cognome per i figli di Rina non ha sicuramente portato vantaggi e continua a non portarne, insomma. Certo. Quindi non lo so. In ogni caso la faccia pulita che dovrebbero avere le donne diciamo mafiose hanno comunque dei volti in ogni caso diversi anche a seconda delle situazioni, cioè voglio dire anche se c'è stata un'evoluzione nella involuzione del genere, la donna mafiosa, sia diciamo quella del passato sia quella moderna, ha sempre tentato di rappresentare il volto diciamo meno aggressivo della struttura malavitosa. In realtà però adesso vengono chiamate, vengono coinvolte in attività diciamo anche più partecipative. Mi riferisco ai cambiamenti di rotta diciamo degli interessi malavitosi, un'attività che potrebbe richiedere anche alle donne la capacità di fare dei conti diversi, insomma un approccio un po' più intelligente insomma, rispetto al passato. Ma oggi le donne di mafia non hanno remore a comportarsi come si comporterebbe un uomo, quindi se devono raccogliere il pizzo piuttosto che far fare ordinare danneggiamenti, piuttosto che anche ordinare omicidi, cioè non si comportano tali e quali, senza certo. Se pensiamo a Totò Riina, diciamo che la violenza, la brutalità di quegli anni, grazie a Dio, poi non si è mai più ripetuta. Quella è una parentesi drammatica nell'ascesa violenta di Cosa Nostra, una cosa che è stata portata all'estremo. Però sicuramente a quanto pare ci sono donne che non hanno nessuna problema, nessuna difficoltà a comportarsi, a ordinare, a farsi rispettare anche
come, perché portano magari il cognome, perché appunto sono sorelle, madri e custodi e tutto, e di personaggi di caratura mafiosa. Ci sono persino mogli che hanno hanno rinnegato i mariti pentiti. Io mi riferivo soprattutto alle capacità diciamo affaristiche di investimento dei grossi proventi del denaro, sì, sì, che arrivano, no, eccetera, no, quindi hanno un'abilità, devono essere, voglio dire, devono lasciare un po' le pentole, i concetti antichi, e darsi un po' da fare con iniziative più moderne, tipo, sì, sì, assolutamente qua. Assolutamente, sono donne già in grado di fare anche questo. Non ci dimentichiamo mai che Cosa Nostra è tale ed è passata alla storia, e così ancora continua, perché è appoggiata, fiancheggiata, protetta da consulenti finanziari, i cosiddetti colletti, la cosiddetta zona grigia, che permette a Cosa Nostra di continuare a investire i propri proventi. E non penso che nessuna donna in questo caso, anche nessuna donna moderna in questo caso, possa avere dei limiti nel senso di farsi spiegare o scegliere come investire, come comportarsi anche in questo frangente affaristico, voglio dire. Quindi non c'è il limite, così come non ci sarebbe normalmente in nessun consulente finanziario donna, voglio dire. Quindi no, sì, certo, sono evolute anche in questo senso, non solo nell'atteggiamento, diciamo, strettamente mafioso, ma sicuramente sono in grado di gestire patrimoni, quindi da un ruolo sicuramente affiancate, sicuramente affiancate, però da un ruolo, diciamo così, subordinato, hanno piano piano assunto anche un ruolo di primo piano, insomma, protagonisti. Sì, sì, protagoniste, sì, sì. Ecco, quindi un ruolo di protagonisti, sicuramente, quindi un ruolo, diciamo, un po' più attivo, ma questo però non le distoglie dall'educare i propri figli secondo vecchi concetti, diciamo, malavitosi. Tranne che in alcuni casi, secondo te potrebbe sperarsi che il concetto di evoluzione, che riguarda anche diciamo la loro capacità di investire e quindi di attivarsi secondo regole più moderne, potrebbe anche coinvolgerle verso cambiamenti di rotta, diciamo, da un punto di vista un po' più etico, diciamo, fra virgolette? Sì, sì, io penso che la donna, come nel ruolo che ha nella società in generale, potrebbe dare un grandissimo contributo. Questo succede soprattutto nella storia, che è successo soprattutto a quelle madri che hanno visto, madri o sorelle o figli, che hanno visto morire i propri congiunti, e quindi si sono ribellate a uno stato di cose che prima si dava per accettato. Quindi il fatto di voler proteggere i propri figli, di vederli crescere lontano da certi ambienti, di vedere che certo, questo secondo me potrebbe andare anche di pari passo con la situazione che le circonda. Quando c'erano state le grandi guerre di mafia, o comunque nel momento in cui lo Stato ha aggredito fortemente la Cosa Nostra militare, sicuramente per una madre pensare che i propri figli potessero finire all'ergastolo o uccisi è sicuramente stato un movente per cui molte hanno deciso di passare, diciamo, di collaborare con la giustizia o allontanare i figli da certi ambienti. Oggi come oggi, dove in questo momento dove regna il silenzio, dove l'interesse principale sono gli affari, ricostituire gli affari, forse potrebbe prevalere nelle madri, nelle mogli, il desiderio di lasciare magari una sicurezza, in cui una madre, tipo, si trova a gestire un impero, magari è più interessata a lasciare al figlio l'impero piuttosto che a staccarlo dalla sua situazione familiare. Dipende molto l'etica dentro questo mondo, al contrario, è un concetto molto difficile. Le poche donne che ne sono uscite raccontano di un travaglio terribile. Mi riferisco, che ne so, alla storia di Rita Atria, quindi di Piera Aiello, sua cognata, e sono storie difficilissime di donne che sono riuscite a uscire dalla condizione in cui erano, ma appunto erano tempi in cui veniva ucciso Paolo Borsellino, Rita Atria si suicida, cioè erano altri tempi. Quindi oggi come oggi non lo so, molte volte purtroppo non è l'etica che muove i cambiamenti, ma a volte, nella maggior parte dei casi, e questo non vale solo per Cosa Nostra comunque o per le mafie, è la convenienza. Quindi non lo so,
Se, certo, se le donne prendessero, si rendessero conto di questo e tramandassero ai loro figli diversi valori, potrebbero avere un grandissimo ruolo. Sì, secondo me potrebbero portare una svolta, però appunto, non lo so, a volte sono i moventi che cambiano le condizioni. Difatti sembra quasi, Anna, che più delle volte le donne si pentano quasi spinte da un sentimento di vendetta, appunto, perché vedendo uccisi i propri congiunti, figli, mariti, eccetera, decidono di prendere le distanze, di spezzare questa catena che le tiene legate ad una realtà per noi assolutamente incondivisibile. Ma che cosa significa per una donna diventare una pentita, quindi cominciare a collaborare? Hai citato il nome di Rita Atria. Rita Atria aveva 16 anni quando si è suicidata e si è suicidata proprio perché è Paolo Borsellino, unico suo riferimento in una decisione così difficile, viene ucciso e quindi lei conseguentemente si suicida. Quindi cosa significa per una donna abbandonare il suo ruolo di donna mafiosa? Io immagino che sia una cosa drammatica. Lo è per gli uomini di mafia che, come tante volte hanno raccontato, quelli che hanno avuto, oltre a collaborare con la giustizia, hanno avuto, diciamo, anche un moto interiore particolare, è un dramma, perché non solo significa molto spesso tradire, accusare, quindi far condannare gli amici, a volte i propri congiunti, padri, fratelli, eccetera, eccetera. Quindi già è un dramma di per sé. Per una donna. Maschili, io immagino che sia ancora più difficile perché la donna porta in sé anche questo senso proprio di protezione, di custode, quindi tradire, rompere significa proprio tagliare completamente con una vita o con un concetto, con una tradizione. Bisogna allontanarsi da quello che tutti si aspettano. Cioè, rompere anche le aspettative. Immaginiamoci nella nostra vita, no? Quando uno di noi fa qualcosa per cui magari la famiglia, che la famiglia non condividerebbe mai, fa una scelta difficile di trasferirsi o di fare un lavoro, prende una decisione contraria a quello che normalmente il suo ambiente si aspetterebbe. Immaginiamo, noi lo viviamo, magari qualcuno di noi ha fatto questa esperienza ed è già molto difficile. Immaginiamoci rompere un legame, una tradizione, un qualcosa che ti viene inculcato da quando tu sei nata, cioè tu nasci dentro quell'ambiente con quei valori o disvalori, come vogliamo definirli. Quindi romperli vuol dire anche andare incontro a una perdita di identità. Quindi la donna stessa, secondo me, a un certo punto, cioè, chi sono io se non sono quella per cui sono stata educata e costruita? Chi sono? Io penso che molte donne nella loro vita hanno dovuto fare questo ragionamento, anche nel mondo, diciamo così, normale. Immaginiamoci all'interno di una mentalità come quella mafiosa, quindi un dramma, secondo me, da un punto di vista proprio, perché poi allontanare i figli e i padri, anche quella non è facile far rompere a un figlio il legame col proprio padre. Significa Immagino che anche sia un dramma. condannarsi ad una assoluta e totale solitudine. Sì, nella fase iniziale sicuramente, sicuramente, sì, perché tu vieni ripudiata, misconosciuta da tutta la famiglia. Lo sono gli uomini che si pentono, che Certo. collaborano, figuriamoci una donna che decide, quindi è proprio il massimo del tradimento. Secondo me viene percepito dentro cosa nostra qualcosa di ancora più grave, ancora più profondo, più radicale il tradimento, cioè la donna che osa, non è soltanto. L'uomo prende una decisione, se ne va, tradisce e poi è infame, ok? Infame, Sì. maledetto, eccetera, eccetera. Ma la donna che tradisce è proprio È un ancora peggio. affronto, secondo me, sì, proprio un affronto Certo. al valore mafioso. Io immagino la fatica che fanno certe donne semplicemente perché scelgono di fare un lavoro che magari normalmente non è considerato da donna, figuriamoci una donna che tradisce un intero sistema. Ma io, scusa Anna, volevo tornare sul discorso della donna e dei figli. Perché quando, diciamo, ti facevo la domanda sulla soluzione di continuo, questa discontinuità potrebbe, secondo te, essere provocata, per esempio, dall'approccio che i figli potrebbero avere nel mondo scolastico. Cioè, voglio dire, il mondo scolastico potrebbe distogliere ed essere più forte
dell'attrazione che può costituire il mondo mafioso della famiglia. Potrebbe creare dei piccoli ripensamenti o comunque delle domande a cui la mamma è costretta a rispondere. Sì, secondo me sì, e succede. Succede secondo me perché oggi fortunatamente nelle scuole dappertutto, anche al sud, anche in Sicilia, anche in Calabria, diciamo, percorsi di educazione alla legalità, discussioni sulla questione della legalità, magistrati o giornalisti o gente semplice che ha deciso di testimoniare la sua esperienza nel mondo della lotta alla mafia, che siano familiari di vittime di mafia, che non semplici cittadini che hanno deciso di testimoniare. Insomma, oggi nella società ci sono tantissime persone che hanno rotto col loro passato, che comunque hanno il coraggio di opporsi. Quindi i ragazzini che vanno a scuola, anche se sono figli di mafiosi e frequentano scuole con tutti gli altri, sentono l'altra campana. Quindi secondo me sicuramente portano a casa istanze diverse che una volta era impensabile. Questo sì, può essere una grande, cioè, un'opportunità, perché sicuramente hanno una possibilità di confrontarsi, mentre una volta era uniformato, c'era solo quella legge unica e nessuno osava dire nulla. Oggi, dopo tutto quello che è successo, le stragi, i morti e tanta gente che ha il coraggio, il cinema stesso, la cultura in generale, oggi se ne parla moltissimo di mafia rispetto a tanti anni fa, mai abbastanza, ma comunque tanto. E quindi sicuramente i ragazzini, i figli di mafiosi di oggi si troveranno a farsi domande, a fare domande in casa. Quindi certo potrebbero essere un perno anche per le madri, che si trovano loro stesse a dover sicuramente rispondere a domande difficili. Anche È una perché, possibilità, certo è una possibilità. il primo approccio che hanno i ragazzini delle prime classi, delle prime scuole, lo hanno con la figura materna che bene o male, diciamo, è chiamata, è coinvolta anche nello svolgimento di alcune tracce, di alcuni compiti, che sicuramente pongono delle domande ai ragazzi, ma che pongono delle domande ai ragazzi e contemporaneamente alla madre. E credo che alcuni momenti di riflessione siano un po' così, siano determinati, siano, come si dice, in maniera, soprattutto se hanno un'insegnante molto, preparata, sensibile, e quella è una maniera per lanciare dei messaggi, insomma, che possono indurre Sì, le riflessioni. il confronto comunque di una realtà che non è solo la tua, perché magari uno a casa può vivere una cosa e a scuola ne vive un'altra. Questo, l'azione positiva che può fare la scuola in questo senso, certo può portare a risultati significativi. Penso questo che può succedere anche, che ne so, a chi vive in casa una violenza. Magari tutta la vita un figlio è abituato a vedere magari un genitore che maltratta l'altro, magari anche a scuola si sente parlare molto e mette in discussione anche questo. Lo stesso possiamo pensare può avvenire benissimo in un contesto mafioso, dove però ricordiamoci che oggi anche le famiglie mafiose vivono in un mondo moderno e sono moderne, quindi immagino, adesso non lo sappiamo perché non abbiamo collaborazioni di giustizia, diciamo, concentrate su questo, però noi sappiamo che all'interno anche gli schemi di una volta non sono più neanche quelli gli stessi, però sicuramente io immagino che si cerchino di proteggere il più possibile i figli da quello che si sente, però ecco, quando hai un padre in carcere, vedi violenza, vedi situazioni strane, quando in classe poi se ne parla, sicuramente il ragazzino viene dato un'opportunità di confronto, questo sicuramente. Anna, cambiando invece il punto di vista, guardandolo dalla prospettiva opposta, donne che si occupano di antimafia. Il tuo potrebbe essere un primo esempio, però possiamo pensare anche a Rita Borsellino, per esempio. Ma Che ci sono valore aggiunto? tantissime. Esatto, Ma che valore secondo aggiunto? me è stata una grande cosa, perché sempre è un altro punto di vista. Anche questo, pensare che la lotta debba essere solo una cosa maschile, diciamo così. È importante Ecco. invece in questo senso la chiave femminile, non solo perché ci sono magistrati donne eccezionali, giornaliste donne bravissime, eccetera, eccetera, quindi la parte della professionalità, però secondo me il fatto che si sia capito e si spera si capisca sempre di più che la lotta alla mafia è anche e soprattutto una questione culturale, umana,
per certi versi, diceva Paolo Borsellino, anche spirituali. Io penso che in questo senso, anche in questo senso, la donna, se mi parli per esempio di Rita Borsellino, ha un ruolo molto importante. Immagino tutta il lavoro enorme che ha fatto lei insieme a tantissime altre donne all'interno di Libera, proprio di andare nelle scuole, parlare con i ragazzi, parlare con le altre donne, queste sorelle, per esempio lei, la sorella di Falcone, penso o anche la mamma, a la mamma di... le mamme, sì, la mamma di Peppino Impastato, Felice la Impastato, la mamma di Peppino Impastato, la mamma dei ragazzi, alcune mamme degli uomini di scorta di Borsellino, di Falcone o di altri. Penso alla figura di Emanuela Loi, cioè, immagino, esatto, cioè, è diventata sempre più importante la figura della donna anche nel contrasto alle mafie, non soltanto da un punto di vista, diciamo così, di contrasto puro, come appunto il magistrato, il giornalista, eccetera, eccetera, ma anche proprio culturale. Penso all'esercito veramente di insegnanti, donne che sono impegnatissime in percorsi educazionali, la legalità, anche in territori difficili, dove devi avere il coraggio di farlo, di metterci la faccia, di rischiare. Quindi sicuramente oggi anche in questo campo il ruolo della donna è diventato importante e significativo. La donna ha le sue caratteristiche, porta il suo modo di vedere il mondo che è diverso da quello dell'uomo, e quindi porta quel valore suo, non so se aggiunto in più o in meno, non so quantificare, però sicuramente un punto di vista diverso da quello dell'uomo, un modo diverso da quello dell'uomo. Quindi sicuramente tantissime, me ne vengono in mente veramente tante mentre parlo, penso a Margherita Hatta per esempio, io l'ho sentita parlare tante volte, penso a quello che è stato fatto da Sonia Alfano, esatto. E quindi cioè, veramente tante donne in prima linea, che coraggiosissime, che hanno difeso la memoria dei propri cari nel caso dei familiari di vittime, ma anche di insegnanti, attiviste semplicemente, che si sono prese a cuore una causa e l'hanno portata fino in fondo, la portano avanti con grandi difficoltà, sacrificio, tantissime in questo senso, molto, no, è molto corposo il contributo. Ma infatti è una riflessione, una delle tante, perché questo è un argomento che non può che indurre commenti e riflessioni, a fare commenti e riflessioni. Diciamo, se lo Stato non c'è, e ci sono tante persone, tante donne che ci sono, cosa dovrebbe diventare lo Stato per esserci, Anna? Donna. ma scusa, era una risposta inevitabile questa, me l'hai, no? Cioè, voglio dire, te l'ha servita Anna in una maniera, guarda, non avrebbe potuto fare meglio. È una domanda, non avrebbe potuto fare meglio, sono convinta, cioè, potrei anche fare a meno di farla questa domanda, perché la risposta era no, a parte, no, immagino, no, io questo penso che se molto spesso le donne confondono, facciamo fatica a volte a femminilizzare davvero al massimo i nostri ruoli, e a volte magari scivoliamo nell'assumere magari atteggiamenti più maschili anche pur rimanendo donne. Io penso che una componente femminile competente, sempre seria, negli organi, all'interno della politica, negli organi decisionali di questo paese, penso aiuterebbe molto. Noi sono ancora troppo poche le donne nei ruoli chiave di questo paese, ancora troppo poche. Ma infatti lo stesso giudice Falcone aveva individuato nelle donne le migliori collaboratrici, collaborazioniste. Diciamo nel rapporto diciamo di interlocutorio fra la giustizia e la mafia, quindi credo che le donne abbiano comunque un ruolo diciamo molto più razionale, e quindi individuabile come la, insomma più stabile, come si dice, insomma, rispetto ad altre. Sì, sono forse le più indicate, insomma, nel loro stabilizzare. È un po', diciamo, la donna è un po' la scoperta del secolo, nel senso che è talmente cambiata la figura femminile nel mondo in generale negli ultimi 100 anni che piano piano emergono tutte le cose che le donne potrebbero fare in ruoli importanti, sono sempre state più marginali rispetto all'uomo, ma sempre nell'equilibrio
delle proprie prerogative, voglio dire, senza per forza slittare in ruoli che non ci competono. Quindi penso di sì, vabbè, poi il giudice Falcone era un uomo estremamente intelligente, quindi sicuramente aveva individuato anche all'interno forse della costruzione mafiosa sicuramente dei punti di pressione. Non ci dimentichiamo che le donne hanno subito anche le ritorsioni della mafia, quando hanno ci sono stati i primi collaboratori di giustizia, molte donne, madri, mogli, sorelle sono state giustiziate proprio perché la donna all'inizio in Cosa Nostra era sacra, non si doveva toccare, quindi di fronte all'infamia del tradimento era giustificata anche l'infamia di uccidere una donna. Tu, Anna, da anni oramai ti occupi di questo, sei, come abbiamo detto, caporedattore di Antimafia 2000 e hai avuto modo di osservare da vicino le dinamiche, ma da donna ti chiedo cosa ti ha spinto a fare questa scelta, perché culturalmente, lo dicevamo anche poc'anzi, no? Culturalmente risulta difficile collegare l'immagine della donna ad un ruolo così tipicamente maschile. Ma non lo so, io non mi sono mai posta il problema, nel senso che ho avuto la fortuna di crescere in una condizione familiare anche nella quale cioè io potevo fare, essere qualsiasi cosa volessi fare, essere, nel senso non ho mai avuto questo limite, un po' perché per mia natura non sono una che si è mai posta questi limiti e un po' perché nella mia famiglia, nonostante insomma io abbia un padre, una famiglia di origine dove insomma i ruoli degli uomini sono sempre stati piuttosto forti, però ecco sono sempre stata lasciata nelle condizioni di sviluppare al meglio, al massimo tutte le mie potenzialità, quindi io l'ho scelto perché sentivo di poterlo fare, di doverlo fare, però non ho mai pensato che essere una donna potesse essere un limite in niente, a dire la verità. Non penso che essere donna possa darci dei limiti tranne quello di sollevare qualcosa di molto pesante. Quindi, a parte questo, penso che una donna potrebbe fare qualsiasi cosa, volendo, sempre diciamo studiando, professionalizzandosi, cercando di fare le cose al meglio, ma questo vale per tutto, anche per gli uomini. Io non penso che un uomo, se avesse, così come ci sono stati dei grandissimi ballerini o dei grandissimi cuochi, così penso che ci possono essere delle grandi imprenditrici, delle grandi magistrate. Io non penso che veramente ormai siamo arrivati a un punto dove la differenza di genere non può essere un limite allo sviluppo delle proprie capacità, talenti e potenzialità. Ecco, quindi nel mio caso specifico proprio non mi sono mai posta il problema. Io sono rimasta affascinata dalla figura di Giovanni Falcone, per dire la verità, e di Paolo Borsellino quando ero una ragazzina, cioè avevo 18 anni quando sono stati uccisi, e ero rimasta tanto 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 colpita. Mai mi sarei aspettata però di poi dedicare una buona parte della mia vita a questa cosa, però ricordo che la loro morte, quello che hanno fatto, questa questione della lotta alla mafia, è una cosa che mi rimase molto impressa, e poi dopo la vita, sai, con i suoi misteri mi ha messo di fronte alla possibilità di dedicarmi a questa cosa e io l'ho fatto. Però ecco, indipendentemente fatto da essere donna, uomo, sono una cosa che sentivo di fare e ho cercato di farla meglio che potevo, insomma, indipendentemente da tutto. E poi devo dire che i miei colleghi maschi, a parte che Antimafia 2000 è stata una redazione sempre a fortissima presenza femminile, quindi eravamo in maggioranza secca anche dall'inizio, però sì, non lo so perché, forse non è un caso, è anche la nostra prima, diciamo, direttrice, quella che ci ha permesso insomma di diventare tutti giornalisti all'inizio, proprio all'inizio della nostra storia era una donna, quindi Antimafia 2000 ha una fortissima componente femminile. Vedi, non ci avevo mai pensato, ma hai fatto pensare tu. Hai visto? Evidentemente, stavo pensando invece che avevamo la stessa età quando sono stati uccisi Falcone prima e Borsellino dopo, e deve essere stato non mi sovviene il termine in questo momento, ma una pietra miliare, diciamo, perché ha rappresentato qualcosa di davvero terribile, devastante per questa nazione, che speriamo, lo dicevamo in apertura, possa essere un segnale positivo la nomina di Di Matteo. Noi ce lo auguriamo, Anna, e
come dicevi giustamente tu, è la fine per lui di un incubo, nel senso che magari adesso potrà cominciare a vivere una vita un po' più serena, un po' più tranquilla, lui e la sua famiglia. E come sempre c'è dietro di lui una donna, quindi viene quasi da dire che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ma io direi che di fianco a un grande uomo si sembra una grande donna. Ecco, cominciamo a ricollocare meglio. Sì. No, Vabbè. a parte gli scherzi, tornando a Nino Di Matteo, io veramente spero con tutto il cuore che lui possa, umanamente, glielo auguro che possa condurre una vita quantomeno, se sarà sempre a rischio, perché non è che Cosa Nostra si dimentica le condanne e Assolutamente. le minacce, però io mi auguro che lui possa condurre una vita meno, veramente meno esasperata di quella che sta conducendo. E che quindi posso, insomma, vivere un po' meglio, anche perché da cittadina, se io so che un magistrato può essere più sereno nell'espletare le sue funzioni, cioè, sono anche più contenta, voglio dire. E poi da cittadina che si sente responsabile di tutto quello che le sta intorno, mi sento meglio se un uomo dello Stato può fare una vita decorosa facendo semplicemente il suo dovere, perché non è che Nino Di Matteo c'ha il mantello e si trasforma in Batman di notte, cioè è un uomo che semplicemente sta cercando di fare il suo lavoro al meglio, cioè rispettando il giuramento che ha fatto sulla Costituzione di comportarsi con tutti nel rispetto della legge uguale per tutti, insomma. Volevo aggiungere per completezza, giusto perché avete parlato di fianco, di accanto, eccetera, no? Perché no, dico per completezza dobbiamo aggiungere che ci sono adesso anche due donne e due uomini insieme, quindi diventa un po' difficile fare questa affermazione. Con le nuove coppie che sono nate, voglio dire, di Certo. uomini, voglio dire, è difficile, insomma. Questo dimostra ulteriormente che l'appartenenza di genere probabilmente è qualcosa a cui si dovrebbe cominciare a pensare un po' meno, a pensare più in chiave di persona che di Il maschietto o cervello. femminuccia. Quindi forse sarebbe il caso Sì, di cominciare. assolutamente, nel caso della capacità di ognuno di noi di fare e di portare al meglio i propri talenti, le proprie potenzialità, di dare il contributo alla società, secondo me, ecco, parlare di differenza di genere, ne possiamo parlare in termini della differenza con cui il contributo si apporta, perché comunque uomo e donna siamo diversi. Certo. Però da un punto di vista strettamente delle possibilità, delle potenzialità, io penso che sia, cioè, ormai assurdo collocare ruoli stretti, nel senso che io penso che ogni persona debba sentirsi libera di essere se stessa e di dare il meglio di se stessa in qualsiasi situazione, in qualsiasi ruolo. Dimmi. Anna, due parole sulla madre di Attilio Manca. Stiamo parlando di una persona eccezionale, di una donna dolcissima, di una grande, con una grandissima aristocrazia, interiore ed esteriore, perché vive un dolore, un dramma immenso con una forza e una delicatezza insieme che sono impressionanti. Questa donna gentile e determinata, un coraggio enorme di difendere. Ha avuto intanto il coraggio enorme di difendere l'onorabilità del figlio che è stato ammazzato e hanno cercato di infangarle una memoria facendolo passare come un suicidio. Quindi è una donna che innanzitutto sta riuscendo a riabilitare la figura del figlio e poi dopo tantissimi anni finalmente si muovono, si collaborano di giustizia, stanno parlando e stanno confermando quella che è stata la sua convinzione fino dall'inizio, cioè che Attilio non si è suicidato ma è stato ucciso e che il suo omicidio sia collegato in qualche modo alla latitanza di Provenzano. Un esempio straordinario di una donna, donna nella sua gentilezza, bellezza, aristocrazia, tra l'altro una signora, una bella signora molto elegante, ma forte, determinata, come solo una mamma che difende il suo figlio può essere. Quindi ecco, se vogliamo trovare proprio un esempio di una donna straordinaria per capire tutto il senso di quello che abbiamo detto fino adesso, sicuramente Angelina Manca, assolutamente. E infatti era esattamente con questo che desideravo chiudere questa trasmissione dedicata alle donne di mafia, alle donne di antimafia o comunque a tutti coloro che riconoscono il valore della giustizia, della legalità, facendo
seppur tardi, ma lo fanno. Quindi tutto il nostro appoggio naturalmente alla famiglia di Attilio Manca, che sta attraversando un momento difficilissimo, e come dire, un pensiero a tutte quelle donne che stanno cercando di trovare il coraggio per spezzare questa catena di cui tanto abbiamo parlato questa sera. Bene, ringraziamo Anna Alessia Petrozzi, caporedattrice di Antimafia 2000. Grazie Anna per essere stata con me questa sera e per averci portato anche la tua esperienza personale. Ti auguriamo buon lavoro e naturalmente sappi che ti chiameremo ancora. Buon lavoro. Grazie mille, a Ciao Anna. disposizione. Un abbraccio carissimo e buona serata a tutti. Grazie Arrivederci. Anna, a presto. Ciao. Ciao Anna. E ringraziamo naturalmente voi ascoltatori, grazie per essere stati con noi fino a quest'ora tarda della notte. Grazie a Rosario Moreno, il nostro regista da Treviso, che come sempre ci supporta, se anche nel silenzio sappiamo che ci sei, Rosario. Sempre, sempre inesorabilmente ci sono. Grazie ancora per il tuo supporto, grazie a tutti voi per averci ascoltato e ci sentiamo mercoledì prossimo sempre alle 22 su Radio Science per l'Osservatorio Antimafia alle 18:30 per Spazio Aperto. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci. Chiudo Antonella dicendo che questa trasmissione sulla web radio andrà in replica la domenica alle ore 17. Ti è Ah, piaciuto? ti sei ricordato, Sì. bravo, bravo. Ciao a tutti. Ciao! Ciao.